Buongiorno a tutti, sono Pierluigi Cataleta, reumatologo dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Oggi parleremo di differenze di genere, concentrandoci prevalentemente nell'epidemiologia delle malattie reumatiche. Prima di definire la medicina di genere, è utile chiarire due concetti importanti, quali il sesso e il genere. Con il sesso si identifica l'insieme delle caratteristiche biologiche, quindi genetiche, anatomiche ed endocrine. Ecco, per il genere si identifica l'insieme degli aspetti sociali, psicologici, comportamentali che la società considera specifici per gli uomini e per le donne. La medicina di genere non è quella medicina che si occupa dello studio delle patologie che colpiscono prevalentemente le donne, bensì rappresenta l'interazione e l'integrazione fra sesso e genere e punta a chiarire quelli che sono gli aspetti fisiologici, fisiopatologici, clinici e terapeutici di patologie che possono colpire sia l'uomo che la donna. La medicina di genere è quindi una scienza multidisciplinare orientata allo studio di processi anatomofisiologici, fisiopatologici delle varie patologie, differenti manifestazioni cliniche delle patologie che possono colpire i due sessi, valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione, di diagnosi e di terapia, e punta allo sviluppo di protocolli di ricerca genere specifici nella pratica clinica. Le donne, come sappiamo, sono paradossalmente sottostimate negli studi epidemiologici, nelle sperimentazioni farmacologiche, negli studi clinici. E qui sussiste un vizio di fondo, poiché nelle sperimentazioni farmacologiche e cliniche i dati risentono di una maggiore influenza maschile. A tale proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto delle differenze di genere già nel 1998 e dal 2002 ha sensibilizzato l'integrazione della medicina di genere nelle politiche sanitarie come pratica standard. Le diversità di genere si manifesta per comportamenti, per stato di salute, per ricorso ai servizi sanitari e per vissuto di salute. Dati epidemiologici, clinici, sperimentali indicano l'esistenza di differenze rilevanti tra uomini e donne. Questo nell'insorgenza, nella progressione, nelle manifestazioni cliniche delle patologie che possono colpire entrambi i sessi, nella risposta e a eventi avversi nei confronti di vari farmaci e proprio anche nell'accesso alle cure. Dati Istat dimostrano che le donne si ammalano maggiormente, consumano più farmaci e sono più soggette a reazioni avverse. Sono più svantaggiate socialmente rispetto agli uomini, vuoi per anche una componente, quali le violenze fisiche, psicologiche, maggiore disoccupazione, difficoltà economiche. L'8% delle donne denuncia un cattivo stato di salute a fronte del 5% degli uomini, il 6% delle donne soffre di disabilità a fronte del 3% rispetto agli uomini. Per la stessa patologia, molto spesso le donne possono presentare rispetto agli uomini segni, sintomi e localizzazioni di malattia anche diversi rispetto agli uomini. Le donne possiedono un sistema immunitario in grado di attivare le risposte immunitarie più efficaci rispetto agli uomini. Quindi le rendono maggiormente resistenti alle infezioni. D'altro canto, però, mostrano una maggiore suscettibilità al sistema immunitario, tale da renderle maggiormente esposte alle malattie autoimmuni. Gli uomini hanno un'aspettativa di vita inferiore rispetto alle donne, vuoi per patologie, ad esempio, come tumori. Vuoi per abitudini voluttuarie, quali il tabagismo, l'uso di alcolici, cattiva alimentazione. È stato visto che il tasso di incidenti stradali e di suicidio risultano essere maggiori per gli uomini. Le donne presentano una maggiore prevalenza rispetto agli uomini in moltissime patologie, quali cardiache, allergiche, diabete, ipertensione arteriosa, nella calcolosi. Un richiamo nelle malattie reumatiche, nel caso dell'artrosi e dell'artrite, presentano un 48% superiore rispetto agli uomini. Possono sviluppare cataratta, malattia di Alzheimer, cefalea ed emicrania, ansia e depressione, malattia della tiroide con una frequenza molto, molto maggiore rispetto agli uomini. Nel caso dell'osteoporosi è stato visto che sviluppano, tendono a sviluppare questa patologia con una percentuale del 736% maggiore rispetto agli uomini. Alcune patologie vengono considerate femminili, tipicamente femminili, in quanto sono
sono soltanto sottodiagnosticate negli uomini perché questi tendono a rivolgersi alle strutture sanitarie, quindi a visite mediche, molto più di rado e più in ritardo rispetto alle donne. La medicina di genere tende ad approcciare verso quelle che sono le patologie con una maggiore appropriatezza, con una maggiore personalizzazione delle cure. E perché no, anche con un risparmio per il sistema sanitario nazionale, centralizzando quello che è il paziente, e lo fa in un contesto interdisciplinare e multidisciplinare. Alcuni parametri fisiologici, quali l'altezza, il peso, la percentuale di massa magra, la percentuale di massa grassa, la quantità di H, il pH gastrico sono differenti tra uomini e donne, per cui molti studi su farmaci eseguiti per appunto sugli uomini vanno a condizionare notevolmente quella che è la sperimentazione clinica che molto spesso viene eseguita su un uomo del peso di 70 kg. Anche l'età e l'etnia sono variabili rilevanti nella risposta della terapia. La reumatologia conta oltre 100 tipologie diverse di patologie che si stima in Italia riguardino più di 5 milioni di persone di ogni età, soprattutto donne, circa il 70%, e spesso in età fertile. È stata ampiamente descritta l'esistenza di una maggiore prevalenza nel sesso femminile nelle malattie reumatiche. I dati evidenziano una forte disparità di genere a favore delle donne in alcune malattie autoimmuni sistemiche, come ad esempio il lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Sjögren, la sclerodermia, con un rapporto che può arrivare femmine maschi pari a 9 a 1. Anche nell'artrite reumatoide presenta una maggiore prevalenza il sesso femminile rispetto all'uomo, anche se di 2-3 volte più elevata. Altre malattie reumatiche, come la spondilite anchilosante e il pagest, sono invece più frequentemente maschili. La psoriasi con o senza manifestazioni articolari colpisce la popolazione senza prevalenza legata al genere. Anche le patologie che presentano stessa prevalenza tra i due sessi, comunque presentano una diversità di genere e questo lo possono fare per la gravità dei sintomi, per il decorso della malattia, per la risposta alla terapia, per la sopravvivenza stessa legata alla patologia. Quali sono le cause di questa disparità? Possono essere legate al sesso, quindi essere cause genetiche. Ci sono i fattori genetici legati al sesso femminile che rendono in qualche modo il sistema immunitario delle donne più reattivo e più vivace verso gli antigeni, quindi verso il self, quindi sviluppare malattie autoimmuni. Cause ormonali: la malattia reumatica coinvolge maggiormente il sesso femminile durante l'età fertile, con una maggiore prevalenza nell'età infantile e nelle fasce over 50, il rapporto a favore del sesso femminile è sempre prevalente rispetto a quello del maschile, ma con un minor sbilanciamento. Altre cause che possono determinare queste disparità sono invece quelle legate al genere, come la percezione personale alla malattia, strategia di adattamento, fattori non medici, come ad esempio la capacità di curarsi, la capacità di comprendere la posologia dei farmaci, comportamenti di contrattazione con il medico, possibilità economiche. Cause invece, i fattori ambientali possono incidere su quelli precedentemente visti legati al sesso e al genere e sono prevalentemente le infezioni, il tabagismo, l'alimentazione, l'attività fisica, l'esposizione a raggi ultravioletti, l'esposizione lavorativa a sostanze chimiche. Per concludere, le conoscenze sulle differenze di genere nelle malattie reumatiche sono in rapido aumento. Ancora non è nota una spiegazione univoca per le profonde differenze che si osservano nei due sessi nelle malattie reumatiche. L'influenza che il genere esercita sulla malattia in base al sesso non rappresenta un'importante area di ricerca. L'obiettivo da chiarire è il meccanismo alla base delle patologie al fine di individuare approcci terapeutici sempre più appropriati. Grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti, parleremo delle differenze di genere in relazione alle manifestazioni cliniche nelle malattie reumatiche. Partiamo con una premessa. La risposta immunitaria è determinata da una molteplicità di fattori, di tipo genetico, ormonale o ambientale, che rendono generalmente la risposta immunitaria femminile più forte rispetto a quella maschile. Questo è indubbiamente un vantaggio quando la risposta immunitaria è correttamente rivolta verso virus o batteri. Tuttavia, una risposta immunitaria particolarmente attiva può avere anche un risvolto negativo,
quando questa è erroneamente diretta verso l'organismo stesso, dando luogo alle patologie autoimmuni. Questo determina non solo differenze per quanto riguarda l'incidenza delle malattie nei due sessi, ma anche per quanto riguarda le manifestazioni cliniche e la gravità delle malattie. Tra le connettiviti, il lupus eritematoso sistemico, per esempio, ha una prevalenza nettamente superiore nel sesso femminile, tuttavia le donne presentano più spesso malattia meno severa rispetto agli uomini. Nel sesso maschile l'insorgenza è più tardiva e per quanto riguarda le manifestazioni cliniche vanno più spesso incontro a sirositi, quindi infiammazioni di pleura e pericardio, o un coinvolgimento ematologico, con per esempio una bassa quantità di piastrine, e un coinvolgimento renale, con frequente presenza di anticorpi anti-DNA dopodelica, che sono caratteristici del lupus. Ancora, per quanto riguarda il sesso maschile, gli uomini hanno più probabilità di interessamento cardiovascolare e per quanto riguarda l'interessamento neuropsichiatrico, più frequente presenza di crisi comiziale. Le manifestazioni lupiche che invece prevalgono nelle donne sono a carico di cute mucose, come il rash malare, o muscoloscheletriche, come le artriti. Perché quindi tale quadro sia meno grave per quanto riguarda il sesso femminile, le donne vanno più spesso incontro alle cotizzazioni di malattia o più frequentemente hanno altre patologie associate come asma, infezioni delle vie urinarie, depressione e ipotiroidismo. Associato meno al lupus eritematoso sistemico può esserci la sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. In questo caso la presenza di particolari anticorpi si associa a manifestazioni cliniche di tipo ischemico o tromboembolico, ma possono esserci anche importanti ripercussioni per quanto riguarda la sfera riproduttiva nelle donne. Nella sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, le donne manifestano più frequentemente tromboembolismo polmonare e manifestazioni ischemiche a carico del sistema nervoso centrale, che possono andare dall'attacco ischemico transitorio all'ictus. Negli uomini, invece, può esserci più frequentemente un interessamento ischemico intestinale, mentre più o meno paritari tra i due sessi risultano un interessamento cardiaco cutaneo e la presenza di piastrinopenia. Tra le connettiviti, anche per quanto riguarda la sclerosi sistemica, le donne, benché più colpite, hanno manifestazioni cliniche più lievi. Nel sesso femminile, l'insorgenza della patologia è più precoce, l'interessamento cutaneo più limitato, coinvolge quindi solamente le estremità. Nel sesso maschile, invece, frequentemente l'interessamento cutaneo è diffuso ed arriva a coinvolgere braccia, tronco e addome. Ma le differenze più rilevanti è soprattutto l'interessamento del polmone, con la presenza di interstiziopatia e di ipertensione polmonare, che rappresentano le complicanze più gravi di questa connettivite e sono a discapito dell'uomo. Talvolta le malattie reumatologiche si associano tra loro e anche in questo caso c'è una differenza riguardo al genere, per cui le donne con sclerodermia più frequentemente hanno anche lupus eritematoso, mentre gli uomini più frequentemente vanno incontro ad avere anche miositi. Un'altra connettivite che si comporta in maniera più benevola nelle donne rispetto agli uomini è la sindrome di Sjögren. Come per le precedenti, gli uomini hanno minor rischio di sviluppare la malattia, ma fino alla metà dei pazienti di sesso maschile ha già, al momento della diagnosi, una forma più severa di malattia, con più manifestazioni extraghiandolari. Nelle donne l'insorgenza è prevalentemente a ridosso della menopausa, ma può essere anche nel periodo fertile. L'interessamento ghiandolare è la maggiore manifestazione clinica nelle donne, mentre per quanto riguarda gli uomini, i test relativi alla secchezza sono meno frequentemente alterati. Questi sintomi, d'altronde, si spiegano anche con studi clinici nei quali è stata riscontrata una correlazione tra bassi valori di androgeni sierici e maggiore secchezza orale. Mentre nelle donne è frequente osservare un basso numero di globuli bianchi di linfociti, il sesso maschile ha purtroppo una maggiore frequenza di evoluzione in senso linfomatoso della sindrome di Sjögren. Al contrario di quanto avviene, quanto abbiamo detto per le connettiviti, per l'artrite reumatoide le manifestazioni cliniche sono dall'esordio peggiori per quanto riguarda il sesso femminile. La malattia si manifesta più frequentemente in postmenopausa. Nelle donne si registra sia una maggiore attività di malattia al momento della diagnosi, che una maggiore perdita di funzionalità e di disabilità negli stadi avanzati, configurando quindi una malattia nel complesso più severa. Inoltre, la remissione, un valore che il medico misura per valutare la risposta della malattia alla terapia in atto, si ottiene in percentuale inferiore nelle donne. D'altro canto, alcuni studi dimostrano che un'artrite più severa corrispondono a livelli di androgeni sierici più bassi. Anche la misurazione del dolore è a discapito del sesso femminile, così come la frequente associazione con altre patologie, come osteoporosi, depressione o fibromialgia. Tuttavia, mentre l'espressione clinica non appare a favore del sesso femminile, la valutazione radiologica del danno articolare, la cosiddetta conta delle erosioni, non mostrano differenze legate al sesso.
Anche per le spondiloartriti si confermano differenze legate al genere. Nelle donne si osserva spesso il coinvolgimento di rachide, ginocchia ed entesi, mentre nelle spondiloartrite, per quanto riguarda l'uomo, più frequentemente le manifestazioni sono a carico del distretto articolare periferico. Nelle spondiloartriti l'interessamento articolare si può associare a manifestazioni infiammatorie extraarticolari, che per le donne sono prevalentemente carico dell'intestino, mentre riguardano l'occhio per quanto riguarda l'uomo. Analogamente all'artrite reumatoide, anche per le spondiloartriti le donne hanno risolto di malattia una malattia già più severa, una malattia più elevata, una qualità di vita significativamente peggiore, con peggiore declino funzionale rispetto agli uomini. Tuttavia, confrontando la progressione della radiologica tra i due sessi, questa risulta peggiore per il sesso maschile. Buongiorno, sono la dottoressa Simona Bosi. È mio piacere parlarvi di quello che è l'effetto del genere sulla percezione della malattia reumatica. Recenti ricerche hanno dimostrato che ci sono diversi fattori che influenzano il modo nel quale si percepisce e si affronta la malattia, fattori quali il genere, maschile e femminile, e la personalità. Nei paesi occidentali, le donne, è stato visto da tanti studi, che tendono a considerare il loro stato di salute globale cattivo, peggiore rispetto a quello che è quello che viene avvertito dal maschio. Le donne tendono infatti a riferire più sintomi fisici e tendono ad andare maggiormente nelle strutture sanitarie e dal medico. Questo è un fenomeno che viene definito di overreporting, che caratterizza appunto la donna rispetto al maschio, e che potrebbe dipendere proprio dalle diversità del modo in cui, a seconda del genere, vengono percepiti i sintomi e vengono valutati e affrontate quindi le patologie. Tantissimi studi hanno dimostrato che il dolore cronico è molto più frequente tra le donne rispetto agli uomini. Infatti, le donne tendono ad avere più facilmente una serie di condizioni che sono tipicamente associate al dolore, come l'emicrania, come la fibromialgia o la sindrome del colon irritabile. Le donne, inoltre, presentano un maggior numero di ricorrenze di episodi di dolore e percepiscono un dolore più intenso e più persistente rispetto a quanto riferito dagli uomini. Il dolore è un'esperienza sensoriale percepita a livello del sistema nervoso centrale come un'emozione sgradevole. È qualcosa di estremamente difficile da quantificare perché non è soltanto un qualcosa di oggettivo, ma nella definizione del dolore entrano in gioco anche delle componenti molto importanti, che sono le componenti psicologiche e sociali che vanno a modulare quella che è l'esperienza soggettiva del dolore. Non deve quindi stupire che questo possa essere percepito, affrontato in maniera molto diversa dagli uomini e dalle donne. Ma noi non dobbiamo concentrarci solo sul dolore, dobbiamo guardare quello che è l'insieme della qualità di vita di una persona, quindi guardare sia quella che è la relazione tra la malattia e l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico e l'impatto sociale. Con dei dati sullo stato di salute che saranno oggettivi, ma che verranno modulati da quelle che sono invece le percezioni soggettive, quindi strettamente individuali, nei confronti della patologia. Per aiutarci, visto che c'è questo elemento di soggettività, quindi è difficile andare a quantificare, per aiutarci nella valutazione di questi elementi ci sono tutta una serie di scale e di questionari. Qua, per esempio, vedete la scala VAS, che serve per valutare quella che è l'entità del dolore. Qui vedete invece un questionario SF36 che va a valutare tutta una serie di aspetti della vita, quindi l'attività fisica, il ruolo fisico, il dolore, la salute generale, la vitalità, le attività sociali, il ruolo emotivo e la salute mentale. E gli studi che sono stati condotti fanno vedere che le donne tendono a riferire un maggior numero di sintomi, di problemi rispetto ai maschi. E quando si va a guardare questo tipo di questionari, le donne ottengono dei punteggi peggiori rispetto agli uomini nella maggior parte dei quesiti, soprattutto per quelli che sono relativi al dolore, alla depressione e al deficit funzionale. Questo è uno studio che è stato eseguito sul lupus, quindi pazienti uomini e donne con lupus posti a confronto. È stato visto che gli uomini rispetto alle donne vanno peggio per quanto riguarda il dominio che è relativo al supporto sociale, quindi come se per l'uomo fosse più difficile crearsi una rete di supporto, di assistenza sociale.
Le donne invece hanno dei punteggi molto peggiori rispetto agli uomini, soprattutto nei domini che sono collegati agli aspetti riproduttivi. Teniamo conto che molte donne con il lupus sono giovani donne in età fertile che devono quindi prendere in considerazione tutte le problematiche legate alla gravidanza, che possono andare dai problemi di fertilità, alla paura che la malattia possa influire sulla salute del feto o viceversa che la gravidanza possa aggravare la salute della madre. Poi abbiamo questo che è lo studio Genira, dove è stata guardata quella che è l'impatto della differenza di genere, quindi maschio e femmina, e in una patologia che è l'artrite reumatoide. E dal risultato dei questionari effettuati si è visto che le donne con artrite reumatoide hanno dei livelli di disabilità molto più severi rispetto all'uomo e in generale una qualità di vita significativamente peggiore rispetto a quanto riferito dagli uomini. Questo è stato molto attribuito ad alcune comorbilità che sono tipicamente associate al genere femminile, come la depressione e come l'osteoporosi, che invece troviamo più raramente nel maschio. L'artrite reumatoide è una malattia cronica, ha un grande impatto sull'autostima e sul vissuto psicosociale, quindi è comune lo sviluppo di ansia, di depressione relativamente allo stato di salute che viene percepito come non adeguato e questo tende a verificarsi soprattutto nelle donne che sviluppano la depressione 2 volte di più rispetto agli uomini con artrite reumatoide. Poi c'è tutta la problematica, come avevamo già anticipato, per le donne con lupus, anche in questo caso per il problema della gravidanza. Quindi per tutti gli aspetti, diciamo, di quello che può essere un aggravamento di malattia, un problema di fertilità, un problema di evoluzione della gravidanza e anche quella che è la sicurezza dei farmaci antireumatici durante la gravidanza. Qui vediamo uno studio di coorte olandese sull'artrosi, quindi una patologia non a carattere autoimmune che colpisce ugualmente uomini e donne. E qua vediamo come praticamente tra uomini e donne, a parità di danno radiografico, vedete la scala 3 e 4, quindi a parità di danno radiografico, gli uomini riferiscono molto meno dolore, mentre le donne riferiscono un dolore molto più forte rispetto ai maschi. A che cosa si devono queste differenze nella percezione, nella risposta a dolore e malattia? Una spiegazione è complessa perché complessi sono i meccanismi, quindi non è facile dare una spiegazione esauriente a tutto ciò. Di sicuro ci sono delle differenze anatomiche e fisiologiche tra maschio e femmina che incidono su quelli che sono i meccanismi di nocicezione, cioè di controllo, di modulazione del dolore e sui sistemi infiammatori. Ma oltre a questo ci sono proprio delle differenze tra uomo e donna che riguardano quella che è l'esperienza emotiva e cognitiva che interferiscono su quello che è la modulazione e l'espressione della sensazione dolorosa. Di sicuro abbiamo tantissimi studi che mi dicono come gli ormoni gonadici vanno a influenzare appunto i sistemi di nocicezione e le risposte infiammatorie. Quindi abbiamo gli ormoni femminili, estrogeno e progesterone, e gli ormoni maschili, gli androgeni, che hanno un effetto immunosoppressivo. Quello che è più significativo negli ormoni femminili non è tanto l'effetto specifico di questi, ma sono le variazioni, le fluttuazioni degli ormoni nel tempo. Per cui dopo la pubertà abbiamo che nella donna gli estrogeni tendono ad avere delle fasi di picco e nelle fasi in cui sono espressi in alte dosi hanno un effetto antinfiammatorio, quello che accade all'ovulazione per intenderci. E poi hanno delle fasi invece dove vanno a crollare i valori degli estrogeni, tipo nell'immediato pre-mestruazione, e in questo caso questa fluttuazione, questa variazione ha un effetto pro-infiammatorio, che d'altronde è quello infatti che ci spiega il perché arrivati al momento del ciclo mestruale, si ha tutta una serie di dolori e di fastidi che vengono, avvertiti e questo coincide con la fase nella quale appunto c'è il crollo degli estrogeni. Questo innesca una situazione appunto pro-infiammatoria, che è quella che poi favorisce l'infiammazione dell'endometrio, quindi lo sfaldamento dell'endometrio che si traduce nella mestruazione.
Il fatto che quello che è più importante sono proprio le fluttuazioni degli ormoni è quello che mi spiega come mai la percezione del dolore cambia in momenti diversi della vita della donna, quindi nell'età riproduttiva, durante la gravidanza e durante la menopausa, quando gli estrogeni appunto vanno a crollare. Poi, sempre tra i fattori anatomici che mi giustificano differenze di percezione tra maschio e femmina, di sicuro anche la muscolatura diversa. L'uomo, che ha una muscolatura più sviluppata, può compensare in modo più efficiente la perdita di funzionalità in malattie tipo appunto l'artrite reumatoide, e quindi giustificare il fatto che poi il maschio mi riferisca una minor disabilità. Poi, come abbiamo detto, sulla percezione del dolore e della malattia nel suo complesso intervengono però a modulare anche quelli che sono i fattori psicologici, che di sicuro saranno diversi tra maschio e femmina. Quindi, di sicuro influenza la percezione dello stato di salute, quello che è l'umore e quelle che sono le condizioni affettive. Un altro aspetto importante sono i tratti della personalità, per esempio la tendenza al catastrofismo, che è una condizione nella quale si tende ad avere la visione peggiore possibile, quindi tutto quello che può andare male andrà male. E questa è una caratteristica più tipicamente femminile che non maschile. Anche i livelli di stress incidono andando a modulare quella che è la percezione del dolore e tra l'altro la risposta allo stress è molto diversa tra maschio e femmina. Infatti, in una situazione di stress, il maschio tende a alzare quella che è la soglia di risposta al dolore, cioè tende a avvertire di meno il dolore, mentre in una situazione di stress la donna tende ad abbassare la propria soglia al dolore, cioè lo avverte più facilmente. Tutto questo trova una spiegazione proprio a livello di evoluzione della specie, vale tanto per l'uomo quanto per gli animali, cioè l'uomo che deve essere in grado di proteggere la sua compagna e la sua prole. Deve necessariamente, in situazioni di stress, quindi di attacco, deve necessariamente avere una soglia del dolore alta, altrimenti si bloccherebbe e non riuscirebbe ad assolvere questo suo compito di difendere la compagna e la prole. La donna, che viceversa, da un punto di vista di evoluzione della specie, deve difendere la prole, deve avvertire immediatamente il pericolo, quindi il dolore, per poter mettere in salvo se stessa e la prole, e quindi avrà una bassa soglia al dolore. E in generale anche la capacità di affrontare situazioni, problematiche, il dolore saranno diverse da uomo a donna e quindi mi influenzeranno in maniera diversa la percezione del dolore. Poi ci sono anche fattori sociali che vanno a influenzare quella che è la percezione del dolore e dello stato di salute, quindi fattori culturali, per cui di sicuro la percezione della salute sarà diversa tra una donna, per esempio, afghana rispetto a una donna occidentale. L'ambiente sociale. I fattori economici, quello che è il supporto sociale e poi importantissimi anche i ruoli di genere, cioè capita spessissimo di vedere che il bambino maschio viene educato a essere un piccolo ometto coraggioso che non si lamenta del dolore, quindi sviluppa un'identità del genere che include anche una maggior tolleranza nei confronti del dolore. E ci sono studi che dimostrano che chi viene educato secondo questo modello tende ad avere una tolleranza al dolore maggiore di 3 volte rispetto a chi non viene educato proprio a sviluppare questa forma di tolleranza del dolore. Quindi, riassumendo, il modo di reagire e percepire la malattia dipende da tantissimi fattori, fattori di tipo biologico, fattori di tipo psicologico e sociale. Ogni paziente quindi vive e affronta la malattia in modo unico e soggettivo, così come unici e soggettivi possono essere i propri vissuti psicologici e sociali. La malattia verrà pertanto percepita in modo diverso da uomo e donna e quello che è stato visto è che tendenzialmente la donna tende ad avvertire la malattia come più grave rispetto all'uomo. Grazie di averci ascoltati. Ora parleremo dell'effetto del genere sul trattamento. Mentre dal punto di vista epidemiologico sono ormai note le differenze di genere nelle malattie reumatiche, ad oggi disponiamo di pochi dati sulla possibile influenza che il sesso biologico esercita nel metabolismo e nella risposta alle diverse terapie utilizzate nel trattamento delle malattie autoimmuni.
La sottovalutazione del peso che le differenze biologiche, culturali e sociali esistenti tra uomini e donne hanno nell'influenzare la risposta al trattamento è la diretta conseguenza dell'abitudine passata di escludere le donne dagli studi clinici, in parte giustificata dal timore degli effetti collaterali che i farmaci possono avere sulle funzioni riproduttive o che possano essere escreti nel latte materno, passando al bambino durante l'allattamento al seno. Nell'artrite reumatoide e nelle spondiloartriti, la terapia prevede l'utilizzo di vari farmaci in base allo scenario clinico: corticosteroidi, farmaci antinfiammatori non steroidei, farmaci modificanti il decorso della malattia, convenzionali sintetici, farmaci biologici e le piccole molecole di più recente introduzione. I biologici sono una categoria di farmaci diversi da quelli tradizionali di sintesi chimica, in quanto contengono uno o più principi attivi prodotti o estratti da un sistema biologico. Sono definiti biotecnologici quei farmaci i cui principi attivi sono prodotti tramite le tecnologie del DNA ricombinante, l'espressione controllata nelle cellule di geni che codificano per proteine biologicamente attive, le tecniche usate nella produzione di bridomi e anticorpi monoclonali. Ad oggi i farmaci biologici hanno rivoluzionato il trattamento di molte malattie, tra cui le malattie autoimmunitarie, ma anche infettive tumorali. Nell'artrite reumatoide sono stati condotti vari studi in Europa e Nord America che hanno dimostrato come le percentuali di remissione nelle donne che assumono anti-TNF siano inferiori rispetto agli uomini. Le pazienti affette da artrite reumatoide rispetto agli uomini riferiscono maggior stanchezza, una maggior compromissione funzionale e presentano valori più alti di attività di malattia. Le donne interrompono più frequentemente degli uomini la terapia per inefficacia e comparsa di effetti collaterali. Analogamente a quanto osservato nell'artrite reumatoide, studi osservazionali hanno mostrato che nell'artrite psoriasica gli anti-TNF sono più efficaci negli uomini rispetto alle donne, anche dopo correzione di potenziali fattori di confondimento. Il sesso maschile si associa a tassi maggiori di risposta alle terapie con anti-TNF inibitori dell'interleuchina 17 nell'artrite psoriasica, sia nella forma di impegno assiale che articolare periferico. Nelle spondiloartriti è stato dimostrato che l'aderenza alla terapia nelle donne è inferiore rispetto agli uomini. Tra i possibili fattori che si associano a una minor risposta alla terapia con anti-TNF nelle spondiloartriti nelle donne vi sono: la minor frequenza di HLA-B27, la più frequente presenza di entesite, ovvero di infiammazione nei siti di inserzione di tendini e legamenti sull'osso, la maggior quantità di massa grassa nel corpo femminile, gli ormoni femminili, il fallimento di precedenti anti-TNF, la maggior durata di malattia dovuta al ritardo diagnostico, correlato alla maggior frequenza di dolore diffuso nelle donne, che spesso rende difficile la diagnosi differenziale con la fibromialgia e all'assenza della lombalgia con le tipiche caratteristiche infiammatorie. Sia meccanismi di tipo ormonale che genetico sembrano contribuire alle differenze legate al sesso nell'immunità. Infatti, molti geni su cromosoma X regolano la funzione immunitaria e svolgono un ruolo importante nel determinare le differenze tra i due sessi nello sviluppo delle malattie immunomediate. Ad oggi non esistono approcci terapeutici diversificati a seconda del sesso biologico. Tuttavia, un aspetto fondamentale che viene considerato nella scelta della terapia nelle donne in età fertile con malattie reumatiche è la possibilità di impiegare farmaci che siano compatibili con la gravidanza ed eventualmente con l'allattamento. Di questo si sono occupate società scientifiche europee, americane, inglesi e italiana. Per concludere, le donne devono essere informate circa la possibilità di rispondere diversamente alle terapie rispetto agli uomini e che i tempi per individuare il dosaggio corretto dei farmaci possano essere più lunghi, al fine di migliorare la compliance alle terapie. È inoltre importante incoraggiare i pazienti a chiedere informazioni e a riportare ai professionisti che li hanno in cura tutti i potenziali effetti collaterali che dovessero sperimentare nell'assunzione dei farmaci, in modo da contribuire all'ampliamento delle conoscenze e dei fattori in grado di influenzare la risposta al trattamento.
La comprensione sia dei fattori predittivi di risposta che di quelli associati a un aumento del rischio di fallimento delle terapie risulta fondamentale nella prospettiva futura della medicina di precisione, che ha come obiettivo quello di rendere la terapia il più personalizzata possibile sulla base delle caratteristiche del singolo paziente. Buongiorno, sono la dottoressa Pari e lavoro presso l'unità semplice di reumatologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il mio compito è quello di parlare degli aspetti riproduttivi nelle malattie reumatiche. Innanzitutto, bisogna considerare che le malattie reumatiche frequentemente colpiscono persone, soprattutto donne, in età fertile. Pertanto, è necessario affrontare almeno quattro tematiche differenti: fertilità, gravidanza, allattamento, contraccezione. Per quanto riguarda la fertilità, in letteratura è riportata una riduzione della fertilità nei pazienti con malattie reumatiche rispetto alla popolazione generale e vengono presi in causa più fattori a spiegazione di ciò: il tipo di malattia, lo stato di attività di malattia, i farmaci in uso e pregressi, la compromissione della funzione sessuale, che può essere sia fisica che psicologica, e le scelte personali, anche queste a volte indotte da limiti fisici, a volte invece indotte da timori riguardo alla malattia e alla terapia. Quanto detto finora è valido sia per l'uomo che per la donna. Ma nelle donne si aggiunge la preoccupazione per gli effetti della gravidanza sulle malattie reumatiche e, contrario, gli effetti della malattia reumatica sulla gravidanza e anche la preoccupazione per l'impatto che la gravidanza stessa e le terapie possono avere sulla salute del feto. Per quanto riguarda la gravidanza, per decadi alle donne con malattie reumatiche è stata sconsigliata, se non addirittura controindicata, la possibilità di avere gravidanze. Oggi, grazie alle nuove terapie che permettono di raggiungere in un nutrito numero di pazienti la remissione clinica e di ridurre la progressione della disabilità, per le pazienti reumatiche è quasi sempre possibile affrontare una gravidanza. Si consiglia comunque una gravidanza programmata, perché nonostante tutto l'evento gravidanza continua ad avere un rischio di complicazioni maggiori rispetto alla popolazione generale. Il rischio di avere complicazioni dipende dalla diagnosi, dallo stato di attività di malattia, dalla presenza di particolari autoanticorpi come gli anti-RO, gli anti-SSA, gli antifosfolipidi, dalla terapia in atto. Il rischio di riacutizzazione della malattia reumatica in corso di gravidanza cambia a seconda della patologia. Seguono una serie di slide in cui si prendono in considerazione le patologie reumatiche più frequenti o quelle con maggiori problematiche rispetto alla gravidanza stessa. Ad esempio, artrite reumatoide e artrite idiopatica giovanile. Nel 60-70% delle pazienti la sintomatologia articolare migliora in gravidanza e circa il 50% raggiunge una buona remissione nel primo trimestre, percentuale che aumenta di un altro 14-15% nel secondo trimestre. Remissione talmente buona a volte da riuscire a sospendere tutta la terapia di fondo. Purtroppo circa il 50% delle pazienti ha una riacutizzazione nel postpartum con un picco circa a 8 settimane. Per quanto riguarda l'artrite psoriasica, l'80% delle pazienti migliora spontaneamente, ma il 70% riacutizza nel postpartum. Nelle spondiloartriti, ossia le spondilite ankilosante e le artriti reattive, vi sono pochissimi dati in letteratura. La maggior parte delle pazienti sembra rimanere stabile o avere un lieve peggioramento sia in gravidanza, soprattutto nel secondo trimestre, sia nel puerperio. Parlando di connettiviti, consideriamo in primis il lupo eritematoso sistemico, che è la connettivite per antonomasia.
Purtroppo nel lupus, sia in corso di gravidanza che nel puerperio, vi possono essere spesso riacutizzazioni, con una percentuale di riacutizzazioni gravi che va dall'8 al 33% e con un tasso invece di riacutizzazioni lievi dal 25 al 50%. Vi è però un messaggio positivo in questo, perché comunque queste percentuali sono ridotte rispetto al passato. Ciò significa che no, i farmaci che oggi utilizziamo hanno la capacità di dare una maggiore controllo della malattia e anche un maggiore controllo delle riacutizzazioni. Le riesercebazioni sono più frequenti nella seconda metà della gestazione e nel postpartum, e molto importante è lo stato di malattia al momento del concepimento, in quanto una remissione stabile da più di 6 mesi riduce notevolmente il rischio di riacutizzazione. La sindrome d'anticorpi antifosfolipidi è caratterizzata dalla presenza di anticorpi che posseggono un potere protrombotico che si esplica in gravidanza, in aborti ricorrenti e morti endouterine. Per quanto riguarda la madre, invece, si esplica nello sviluppo di un'ipertensione arteriosa severa e precoce e in una sindrome postpartum data da febbre e sintomi di tipo polmonare respiratorio. Questo grafico evidenzia la situazione prima della terapia, in cui il 90% delle gravidanze purtroppo esitavano in aborti o morti endouterine. Oggi, con la terapia, la situazione è completamente ribaltata e l'80% delle gravidanze hanno esito positivo. Due parole sulla sclerosi sistemica, perché in questa patologia la riduzione della fertilità sembra possa essere legata ad un interessamento annessiale da parte della patologia stessa, che porta anche ad un aumentato rischio di aborto. Comunque il 61% delle pazienti rimane stabile in gravidanza e solo il 20% peggiora. In questa malattia, in gravidanza, possiamo avere un peggioramento di alcuni sintomi, come il reflusso e la stipsi, un miglioramento di altri, come il fenomeno di Raynaud e le ulcere digitali. Vi è però un aumento notevole del rischio di sviluppare un'ipertensione arteriosa, soprattutto nel terzo trimestre, e una maggiore incidenza di parto pretermine. Questa patologia è molto importante perché è forse l'unica situazione tuttora esistente in reumatologia in cui vi è una controindicazione assoluta alla gravidanza. E questo accade quando queste pazienti presentano un'ipertensione arteriosa polmonare. La connettivite indifferenziata è forse la patologia reumatica più frequente in età fertile. In questa patologia, nel 25-30% delle pazienti hanno una riacutizzazione di malattia durante il terzo trimestre o nel postpartum, ma generalmente le riacutizzazioni sono lievi e gestibili con la terapia. Il lupus neonatale. Il lupus neonatale è dato dalla presenza e dal passaggio degli anticorpi tiro e anti-SSBLA attraverso la placenta. Questi anticorpi possono causare delle manifestazioni nel bambino cutanee, ematologiche ed epatiche. Le manifestazioni cutanee compaiono intorno al secondo mese di vita, regrediscono spontaneamente intorno ai 6-8 mesi e si tratta di un eritema. Per quanto riguarda le alterazioni ematologiche, generalmente è un'anemia, una riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine, di solito molto lievi, che compaiono nelle prime settimane di vita e generalmente anch'essi regrediscono spontaneamente. Per quanto riguarda il fegato, si parla generalmente di un ittero già presente alla nascita o nelle prime settimane e anch'esso a remissione spontanea.
L'unico vero problema che purtroppo persiste è il blocco atrioventricolare congenito, molto raro perché compare solo nel 2% delle persone che hanno questi anticorpi, ma che purtroppo continua ad essere un'evenienza che non ha una terapia risolutiva. Per quanto riguarda le miopatie infiammatorie, i dati in letteratura sono molto pochi, il rischio di attività di malattia non sembra aumentare in gravidanza e addirittura vi è un 37% delle pazienti che ha mostrato un miglioramento clinico. Vasculiti. I dati sulle vasculiti sono molto poche. Forse perché la maggior parte delle vasculiti colpisce preferenzialmente il sesso maschile, ad esclusione della malattia di Behçet e dell'arterite di Takayasu. Comunque, in generale, non sembrano peggiorare in gravidanza, soprattutto se la gravidanza interviene quando la malattia è in stabile remissione. Le complicazioni sono quindi rare, ma possono anche essere gravi. Due parole sulla malattia di Behçet, che abbiamo detto essere la vasculite più frequente in età fertile nelle donne, e in circa il 30% delle pazienti ha una riacutizzazione in gravidanza, ma il 60% delle pazienti migliora in corso di gravidanza e il 10% rimane stabile. Rimane da parlare dei farmaci riguardo alla gravidanza e all'allattamento. Ho pensato di associarli per possibilità di utilizzo. E questa prima slide vi mostra tutti quelli che è possibile usare in gravidanza e in allattamento senza problematiche particolari: il cortisone, l'idrossiclorochina, la zatioprina, la salazoprina, la ciclosporina e il certolizumab, che è un farmaco di secondo livello, un anti-TNF-α. Invece, sono vietati, no, bisogna porre attenzione con i FANS e alcuni altri farmaci anti-TNF che si possono utilizzare, in alcune epoche gestazionali, ma non in altre. Poi ci sono dei farmaci che sono assolutamente vietati in gravidanza, come il metotrexate, l'aleflunomide, il micofenolato, altri che stiamo ancora studiando, ossia per i quali i dati attualmente presenti in letteratura sono molto pochi e non ci permettono di fare una stima del rischio. Infine, due parole sulla contraccezione. Generalmente non vi sono controindicazioni alla contraccezione di nessun tipo nelle artriti, nelle miopatie, nelle vasculiti. Molta attenzione va posta riguardo al metodo contraccettivo nel lupus eritematoso sistemico e in quanto il rischio dipende dal tipo di anticorpi presente e dallo stato di attività di malattia. Particolare precauzione va posta nella sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, dove assolutamente non si possono usare preparati a base di estrogeni. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, quest'oggi vi parlo di osteoporosi, quella che viene comunemente definita come una pandemia silenziosa. Pandemia perché oggigiorno sempre più soggetti sono colpiti da questa patologia, e silenziosa perché di fatto inizialmente non dà alcun segno e sintomo. I sintomi insorgono solo quando insorge la più temuta complicanza dell'osteoporosi, cioè la frattura da fragilità. Quando parliamo di osteoporosi parliamo di una patologia sistemica che coinvolge l'intero apparato scheletrico e caratterizzata da un duplice evento. Uno, la perdita della densità minerale dell'osso, quindi l'intera massa ossea, e l'altra è da cambiamenti strutturali di tipo qualitativo dello scheletro. Questi due fenomeni non fanno altro che determinare un aumentato rischio di frattura e un aumentato rischio quindi di insorgenza di fratture da fragilità. Si distinguono tipicamente due forme di osteoporosi: una è quella primitiva, che è sostanzialmente quella postmenopausale,
e l'altra invece di tipo secondario. Secondario di solito o ha delle patologie sistemiche preesistenti o altrimenti all'utilizzo di farmaci che interferiscono con il metabolismo del calcio e della vitamina D. Da un punto di vista epidemiologico, si tratta di, in generale di una patologia la cui prevalenza è sottostimata rispetto alla realtà. Uno dei principali studi condotti sul nostro territorio, sul territorio nazionale, è lo studio ESOPO, svolto nel 2001, quindi direi oggi un pochino datato. In ogni caso sono stati analizzati i dati di 16.000 pazienti e quello che è venuto fuori è che la prevalenza è all'incirca del 23% nelle donne di età comprese tra i 40 e i 70 anni e quasi il 50% nelle donne con un'età superiore ai 70 anni. Se poi invece andiamo ad analizzare i dati un po' più recenti dei registri ISTAT, compresi tra il 2001 e il 2016, vedremo che sicuramente il sesso femminile è il sesso più colpito da questa patologia, addirittura con un rapporto donna-uomo di 7 a 1. Si tratta inoltre, come accennavamo inizialmente, di una patologia pandemica, che vuol dire che presenta un trend in crescita, probabilmente dovuto al fatto che in crescita è anche l'età media della popolazione generale e che forse sempre più donne si sottopongono precocemente allo screening per l'osteoporosi e tale patologia è sicuramente in maggiore crescita nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Ma qual è il fenomeno che è alla base di tale malattia? Dobbiamo pensare al tessuto osseo non come un organo, statico e in cui non avvengono delle modificazioni nel tempo, dei mutamenti. Al contrario, si tratta di un tessuto in cui costantemente avviene un fenomeno definito remodeling, remodeling in cui c'è una sorta di equilibrio tra l'apposizione, quindi la neoformazione ossea, e invece il riassorbimento osseo. La neoformazione ossea è tipicamente svolta da un particolare tipo di cellule che è contenuto nel tessuto osseo e che viene definito osteoblasta, mentre invece l'osteoclasta è quello che è deputato al riassorbimento osseo. Lì dove prevale l'attività osteoclastica è tipicamente un osso che tenderà ad essere più fragile, in cui prevale il riassorbimento osseo rispetto alla neoformazione e che quindi andrà incontro ad osteoporosi e ad un aumentato rischio di fratture. Quali sono i fattori di rischio per tale patologia? Sicuramente l'età, quindi man mano che andiamo avanti con l'età, il nostro apparato scheletrico risentirà dell'invecchiamento. Le pregresse fratture, spesso come quelle vertebrali, sono delle fratture misconosciute e pertanto dobbiamo ricordarci che frattura chiama frattura e spesso si pone diagnosi di fratture vertebrali solo quando queste diventano un numero cospicuo. La familiarità, in particolare ci riferiamo a tutte quelle fratture di femore che sono insorte nei familiari di primo grado, soprattutto se insorte prima dei 75 anni. Inoltre le comorbidità sono decine e decine le patologie che predispongono all'insorgenza di osteoporosi. In questa slide ho voluto riportare, vista l'occasione, soprattutto quelle che sono le malattie reumatiche, che determinano un aumentato rischio di insorgenza di osteoporosi. Le terapie farmacologiche, e qui vedete in questa vignetta le classi farmacologiche che più di tutti sono coinvolte e che interferiscono con l'equilibrio tra osteoblasti e osteoclasti all'interno del tessuto osseo. In primis i glucocorticoidi che vanno ad inibire la neoformazione ossea, quindi inibiscono l'attività osteoblastica e al contrario stimolano quella osteoclastica che determina
il riassorbimento dell'osso. Gli inibitori delle aromatasi, se pensiamo a tutte le giovani donne che ne fanno uso quando vengono colpite da un tumore della mammella, o gli uomini che invece vengono sottoposti a delle terapie ormonali, ad esempio nel tumore della prostata. Gli inibitori del reuptake della serotonina, gli anticonvulsivanti, entrambi interferiscono con quello che è il metabolismo della vitamina D e vedete tutti gli altri farmaci coinvolti. E infine la densità minerale ossea, la densità minerale ossea che è un fattore indipendente nel rischio di osteoporosi e di fratture da fragilità. Ma come viene indagata? Quest'ultima viene indagata con la densitometria ossea. Chiunque ha fatto una cosiddetta MOC si sarà trovato di fronte a questo tipo di reperto. Si tratta di andare ad indagare proprio quella che è la densità minerale dell'osso, che appunto rappresenta più del 90% del tessuto osseo, che è formato proprio da idrossiapatite di calcio, e vedete che si troverà di fronte a questi reperti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che un T-score compreso tra meno 1 e meno 2,5, sia a livello o a livello del collo femorale, dell'intero femore, piuttosto che a livello del rachide lombare, è già diagnostico di osteopenia. E diversamente, un T-score inferiore a meno 2,5 sarà diagnostico di osteoporosi. Se poi associamo a tale T-score una frattura da fragilità ossea, allora lì ci troviamo di fronte ad un'osteoporosi severa. Ma quando è utile fare questo esame? Quando è utile andare ad indagare la densità minerale dell'osso? In tutte le donne che presentano almeno un fattore di rischio maggiore, quindi o una pregressa frattura, se insorta soprattutto in seguito ad un minimo trauma o spontaneamente, lì dove è presente una storia familiare di fratture, diciamo, precoci, insorte prima dei 75 anni, lì dove c'è una menopausa precoce prima dei 45 anni, o dove ci sono qualsiasi causa che determini una malnutrizione o una paziente sottopeso, o dove ci sono delle patologie che necessitano di terapie steroidee prolungate nel tempo, in particolare già diciamo se superiori ai 3 mesi. Altre condizioni in cui potrebbe essere utile andare ad effettuare una densitometria ossea è nelle donne in menopausa che presentino almeno tre dei fattori di rischio minori, quindi un'età superiore a 65 anni, una familiarità per un'osteoporosi severa, la scomparsa del ciclo mestruale per più di 6 mesi, e delle abitudini inadeguate e sbagliate, come un inadeguato introito di calcio giornaliero, oppure il fumo di sigaretta o un abuso di alcol. E quali sono le principali conseguenze dell'osteoporosi? Le principali conseguenze, come abbiamo già visto, sono le fratture. Le fratture vertebrali sono tra una di distretti, insieme alle fratture di femore e del radio distale, che più comunemente insorgono nelle donne affette da osteoporosi. Le fratture vertebrali non sempre vengono immediatamente riconosciute. Purtroppo, troppo spesso e comunemente un mal di schiena viene sottovalutato, viene piuttosto scambiato con una lombosciatalgia o con altre condizioni che comunemente danno appunto questo tipo di dolore a livello lombare, e talvolta invece si tratta di di fratture diciamo vertebrali che non vengono diagnosticate immediatamente. A volte può essere utile effettuare un RX della colonna dorsolombare con uno studio morfometrico in cui
sostanzialmente viene chiesto al radiologo refertante di andare a misurare l'altezza delle singole vertebre e di fornire, grazie a un metodo semi-quantitativo o di Genant, quello che è il grado di frattura della vertebra lì dove è presente appunto un avvallamento solitamente della limitante superiore. E può essere utile per riconoscere delle fratture vertebrali anche una TAC, o altrimenti una risonanza della colonna vertebrale diventa utile per datare l'insorgenza della frattura. Che di solito è presente un edema osseo quando la frattura è di recente insorgenza, mentre invece quando è assente si tratta di una frattura vertebrale datata. Le fratture vertebrali sono delle fratture che possono da un lato essere misconosciute perché il sintomo passa, può essere in alcuni casi sfumato e quindi non dare una sintomatologia dolorosa tale da poterla riconoscere immediatamente. Ma è vero anche che, come ci siamo già detti, frattura chiama frattura, quindi se la prima frattura vertebrale non viene adeguatamente riconosciuta, noi ci accorgeremo della patologia solo quando più fratture si sono susseguite, in un unico soggetto, e lì chiaramente, quella diventa una condizione particolarmente invalidante. Abbiamo un grosso peggioramento delle cifosi dorsali, una riduzione dell'altezza del soggetto proprio per i crolli multipli, della colonna di solito dorso-lombare. Simile e sicuramente però più drammatica è la situazione delle fratture femorali. Queste richiedono quasi sempre, anzi nella quasi totalità dei casi, un'ospedalizzazione. Purtroppo nel 20-25% dei casi il soggetto può andare incontro anche a morte e nel 30-40% dei casi il soggetto che va incontro a frattura di femore è un soggetto che non riprenderà totalmente l'autonomia che aveva prima dell'incidente. E si tratta di una di quelle patologie con degli altissimi costi da un punto di vista sanitario, e proprio di utilizzo delle risorse sanitarie, non tanto per l'evento in acuto, quanto poi per l'assistenzialismo che questi soggetti richiedono nelle fasi successive, all'intervento e all'evento acuto. Qual è il ruolo principale di chi si occupa di osteoporosi? Indipendentemente dalla specializzazione del medico che abbiamo di fronte, che può essere un geriatra, un internista, un reumatologo, un endocrinologo, sicuramente il ruolo principale è quello di fare una valutazione integrata del rischio di frattura del soggetto che si ha di fronte, del paziente, che preveda quindi non solo la diagnostica per immagine o la mera lettura, la semplice lettura appunto di una densitometria ossea, ma che vada a fare una valutazione più ampia tenendo conto dell'esame obiettivo, quindi della riduzione d'altezza, come ci siamo detti, oppure della presenza di quella che viene definita appunto una gobba dorsale, la presenza dei fattori di rischio, se questi fattori di rischio possono essere più o meno eliminabili come fattori ambientali, penso al fumo di sigaretta o all'abuso alcolico, la storia personale, cioè se ci sono delle patologie concomitanti o delle terapie che in qualche modo possono essere modulate per ridurre il rischio fratturativo e ovviamente un'anamnesi familiare ben fatta. Una volta individuato il rischio fratturativo, assolutamente quello che va fatto e va fatto già durante lo sviluppo del soggetto, quindi durante l'età evolutiva, è un'azione preventiva. Questo andrebbe fatto assolutamente in tutta la popolazione. Bisogna incentivare un'alimentazione bilanciata
già dall'infanzia fino al termine della scuola secondaria e una regolare attività fisica, rimuovere tutti quei fattori di rischio ambientali come l'abuso alcolico, il fumo di sigaretta, elettronico e non. E a tal proposito voglio ricordare che decine di pubblicazioni scientifiche ormai ci dicono che il raggiungimento del picco di massa osseo è indispensabile per prevenire le fratture da fragilità durante l'età, nell'età diciamo la terza e la quarta età, durante l'età dell'invecchiamento, e addirittura ogni 5% di picco di massa osseo aggiuntivo sicuramente riduce del 30% il rischio fratturativo di quel soggetto durante l'anzianità. E cosa fare invece lì dove una diagnosi di osteoporosi è già stata posta da un'equipe specializzata in tale patologia? Sicuramente uno stile di vita che preveda, laddove è possibile, ovviamente un'attività fisica blanda, che sia anche una passeggiata di 30 minuti al giorno, meglio se all'aria aperta. All'aria aperta, magari durante una bella giornata in cui sia possibile appunto un'esposizione solare che favorisce la sintesi di vitamina D. Un adeguato appunto introito di calcio con la dieta, di solito il fabbisogno giornaliero per un soggetto con più di 60 anni, sia maschio che femmina, è di circa 1200 mg al giorno, e poi un'adeguata aderenza alle terapie farmacologiche. Le terapie farmacologiche che devono essere delle terapie che personalizzate, che quindi tengono conto di quello che abbiamo detto, quindi di una valutazione integrata delle caratteristiche del soggetto, sia anamnestiche che personali che densitometriche, e che possono essere appunto i bifosfonati, il denosumab, che sono degli antiriassorbitivi, quindi vanno a inibire l'attività osteoclastica all'interno del tessuto osseo. Il frammento 1,34 del paratormone, anche detto teriparatide, oppure tutti i modulatori selettivi dei recettori estrogenici, oppure lì dove è presente ad esempio una menopausa precoce, potrebbe essere sufficiente anche una terapia sostitutiva con estroprogestinici. Sicuramente il trattamento deve essere, come anticipavo, personalizzato, deve essere diciamo tagliato e cucito sul soggetto che si ha di fronte, e questa deve essere sicuramente la principale attenzione, la principale accortezza di un'equipe specializzata in osteoporosi verso i pazienti che si hanno di fronte. Grazie.